Claudio Ferrante, oggi è una bella giornata perché vengono inaugurate queste due spiagge accessibili, tanti servizi per chi è meno fortunato. Avete voluto fortemente che tutto questo venisse realizzato? Assolutamente sì, è la dimostrazione che basta eliminare le barriere architettoniche per eliminare la disabilità. È una spiaggia pubblica accessibile, ne abbiamo due, non esistono in Abruzzo. Le persone con disabilità che non possono permetterselo economicamente possono godere del mare, della spiaggia. Abbiamo 7 assistenti, abbiamo 3 sedioline job, quindi davvero siamo soddisfatti e felici. Ricordiamo che quest'anno c'è stato il cambio della giunta, quindi abbiamo lavorato davvero giorno e notte, e c'è stato anche il maltempo, ricordiamocelo, poi è scoppiato il caldo all'improvviso. Nonostante questo siamo arrivati addirittura primi dell'anno scorso. Io con orgoglio volevo dire, lo dico anche al sindaco Ottavio che è al mio fianco, a Paola Ballarini che è la candidata e la delegata alle politiche per la disabilità, che io sono strafelice perché Montesilvano ha tra le priorità programmatiche, amministrative e politiche proprio la disabilità. Non succede mai. Io sono strafelice e vi devo anche dare un'altra comunicazione. Moltissimi disabili sono venuti al mare grazie alla spiaggia pubblica. Quindi che significa questo? Che attiriamo anche il turismo accessibile. Quindi sono davvero soddisfatto e poi abbiamo creato le pari opportunità. Una passerella, degli alberi, le sedioline e possiamo godere della spiaggia e del mare. Ringrazio per questo chi si è adoperato perché ha fatto veramente degli sforzi immani, ma soprattutto abbiamo idea di potenziare sempre più il servizio e per il prossimo anno annuncio anche l'allestimento di bagni ma anche di docce che potranno essere ancor più, insomma, rendere ancor più il servizio importante. Aggiungo, ultimo ma non ultimo, che anche quest'anno si riproporrà l'esperimento felicissimo che c'è stato lo scorso anno e che ha visto i ragazzi dello SPRAR occuparsi in tutto l'arco dell'estate dei disabili, accompagnandoli, servendoli in tutti i loro spostamenti, sia quelli sulla passerella ma sia anche quella in acqua. Quindi grande giornata di festa e siamo sicuri che non soltanto noi ma soprattutto i fruitori saranno veramente contenti e ce lo auguriamo.